Eccoci qua, buonasera a tutti, bentornati, ben arrivati. C'è solo Fede Web stasera, non ci posso credere che in chat ci sia solo lui. Ora va bene che non c'è, però ci snobbano così, insomma. Vabbè, comunque, benvenuti a tutti, grandi e piccini. Ecco Eclipse 12, ciao, benvenuto. Meno male, dai, almeno mi... Mauri DJ, Dottor Venk, ma no, ci siete. Ho paura di non vedervi stasera, insomma. Paolo Domesi, ero preoccupato. Per Fede non c'è stasera che è mezzo cotto, impegnato, quindi ci ha dato picche. Ma per fortuna, come vi ho anticipato, avrò una mano. Ci sarà il buon Luigi Gcontex. Vaffan Domesi, ecco, vabbè, dopo gliela spieghi Fede eventualmente, la prossima volta glielo spieghi, visto che stasera non ci sei. E ci sarà il buon Luigi Gcontex che mi dà manforte, mi terrà compagnia, anche perché, insomma, non c'era molto da dire, non è che avevamo preparato chissà cosa, ma lui ha voluto farci questo bel regalo, ci vuol presentare la sua collezione, che come sapete già, visto che l'abbiamo già ospitato, ha dei bei pezzi. E allora è venuto, ci sarà a farmi compagnia tra pochissimo, anzi direi che possiamo anche introdurlo, per cui bentornato a Gcontex. A Luigi, sveglia! Siamo in diretta! Che è successo? Ah, ciao ragazzi, ciao a tutti. Scusate, ero un po' stanco stasera perché mi hanno fatto tirare giù la mia collezione di videogiochi e ho dovuto lavorare un'ora, ecco, per sistemare tutto. Tra l'altro, Daniele GB Top 200, grande Daniele. Insomma, e si è aggiunto anche lui. Luigi, ma dov'è che sei? A letto veramente, però? Sì, stavo facendo il riposino perché... Non pensavo che qualcuno sarebbe riuscito a convincermi a fare questo sì, lavoro. Sì, vabbè, ma c'è anche il perché siamo riusciti, cioè siamo riusciti a... Hai potuto fare questa cosa, eh? Sì, diciamo che è stata la serata libera dagli impegni familiari, quindi ho detto o adesso o mai più. In effetti... E poi c'è anche da dire che questa cosa mi ha dato l'opportunità di... rispolverare sia in senso figurato che in senso fisico proprio un po' di pezzi che avevano un po' di qualche dito di polvere ormai. Ma tu ce li hai esposti? Ce li hai esposti proprio all'aperto così? Vedrete, adesso vedrete. Va bene. Senti, allora, io ti dico, stasera a dire il vero non ho neanche un grandi ultimi acquisti, c'è giusto un pezzo che mi ero... che a dire il vero c'avevo già anche settimana scorsa, ma mi ero dimenticato di dire. Un unico pezzo. Tu hai qualche ultimo acquisto, giusto per far quelli prima di partire? Ma io guarda, ho qui un titolo che ho ricevuto la settimana scorsa da Autogi Retro Games, non so se lo conoscete. No, lo conosco. Ah, si chiama Autogi Retro Games e tratta articoli di, ovviamente di retro game, e ho venduto dei titoli a lui che non mi interessavano e li ho scambiati con questo gioco qua, che è un per te non so se si vede bene. Sì, è un po' sfocato. È un po' sfocato, ma c'hai, perché c'hai la sfocatura automatica del background attiva. Esatto, devi tenerla attaccata a te. Cos'è? Solar Robot. È un action adventure RPG di Bandai Namco. Aspetta, vediamo se riesco a far vedere dietro. Sì, poco. Ma purtroppo se l'autofocus... Cos'è? Il cellulare, giusto? Certo. Il cellulare che l'attiva automaticamente la sfocatura ed è un casino. Sì, ma... Va bene, insomma, però solo questo, ecco. Sono le modalità risparmio. Sì, sì, dice devi togliere lo sfondo sfocato. Ma tanto adesso deve girare la telecamera, per cui si toglierà automaticamente. No, io l'unica cosa che ho da far vedere, tra virgolette, che in verità ce l'ho già settimana scorsa, che ho comprato dal buon Patrick di Ambo Giochi, è Raiden, Raiden 3 più Mikado, si vede? Mikado Mania,
Io sono un amante degli sparatutto. E sì, vabbè, ce l'ho anche in digitale questo qua su Steam, preso in forse su Switch anche in digitale, che l'ho comprato con un'offerta, però mi piaceva averlo fisico, quindi me l'ero comprato e basta, non ho nient'altro fondamentalmente. Cioè, avrei cose magari vecchie da mostrare, ma devo ritirarle fuori, devo catalogare, c'è un sacco di roba da sistemare, ma tanta roba da sistemare. Sto facendo un po' di pulizia, sto concentrando, c'ho scatoloni ovunque vuoti che sto buttando perché avevo tante piccole cose in tanti scatoloni, poi li metti tutti assieme. Eccolo qua, è riuscito a disattivare lo sfondo. Vabbè, più o meno. Sì. Va bene, dai, senti Luigi, ci hai parlato della tua collezione. E ok, vogliamo cominciare così ci mostri un pochino di cose e ci fai vedere qualche chicca. Faccio un breve preambolo. Mm-hmm. Allora, praticamente questa è una collezione che io ho iniziato a 8 anni più o meno a fare, perché ho iniziato con i giochi della Play 1 e qualche gioco del Super Nintendo, che però adesso non ci sarà perché è in soffitta. E niente, mi sono dato, diciamo, i limiti che mi sono dato sono quelli di collezionare esclusivamente giochi Palle Ita, quindi a parte qualche caso eccezionale sono tutti giochi da territorio su territorio italiano. Solo Palita, per lo più sì. C'ho qualche edizione limited run americana, perché sono giochi che non in versione fisica magari da noi non sono usciti, però per lo più sono tutti Palle Ita, sì. E poi ho iniziato a collezionare da, diciamo, soprattutto dal formato CD in poi. Quindi io non ho cassette NES, non ho cassette SNES, dello SNES, non ho mai avuto una console Nintendo 64, quindi non ho giochi del Nintendo 64, quindi più che altro sono tutti CD e un po' di tutte le console PC. Beh, suppongo anche per niente, motivazioni di età a un certo punto. Di età e di gusti anche, direi, e poi anche per il fatto di proprio di rimanere all'interno di riuscire ad dare un senso alla collezione, quindi rimanere in un certo range, ecco, non senza dover strafare, andare a cercare titoli giapponesi o americani eccetera, quindi per fare in modo che avesse proprio un senso la collezione, ecco. Questo è stato un po' il mio obiettivo, diciamo che adesso come adesso colleziono molto meno rispetto a prima, però cerco di conservare la collezione perché insomma sono molto affezionato, ecco. Diciamo che è una collezione molto personale. Sì, però qualche titolo comunque in cartuccia per Super Nintendo so che l'hai cercato nel tempo. Sì, ho preso, bravo, ti ricordi bene, l'ultimo che ho preso è Zelda, che mi mancava, il Link to the Past, e poi ho del Super Nintendo, ora non li vedrete in collezione, però ho tanti titoli che sono più affezionato, che sono Donkey Kong, Super Metroid, che è un grandissimo titolo secondo me, e poi uno che mi piacerebbe che non ho è Castlevania 4, ma mi manca, però per il resto poi c'ho Killer Instinct per Super Nintendo. Beh, a mio parere Metroid, cioè a mio parere, nel senso mio personale, Super Metroid è il più bel gioco su Super Nintendo. Super Metroid sì, è un capolavoro. Bene, dai, allora iniziamo, perché vai, che il tempo è poco, il tempo non è tantissimo. Allora, aspetta, vediamo un po'. Ci ho messo un'ora per preparare questa cosa, ma ci proveremo. Allora, aspetta, vediamo un po' se riusciamo. Allora, iniziamo con i giochi PC. Aspetta, vediamo un po'. Si vede qualcosa qua? Ovviamente si vede. Vai. Allora, qua ci sono le versioni big box dei PC. Ah, beh, parecchie però. Occhio che c'è la mano davanti, aspetta. Ok. Qua ci sarà il buon ci sarà Giuseppe Saxabar che impazza, perché lui è un fanatico dei big box PC.
Le box sono eccezionali, secondo me rimangono le edizioni più belle, sì, esteticamente, non c'è niente da fare, non sono più uscite versioni così belle e proprio decorose. Sì, sì. Big Box. Comunque, PC o anche le vecchie Big Box Amiga, Sì, sì, erano proprio belle, insomma. Metal Gear, immancabile. Metal Gear, sì, questo qua è l'unico che non è una versione, che non è uscito in italiano, è in inglese. Mm-hmm. Non è mai uscito in italiano, è solo su console. Quello ce l'avevo anch'io, l'ho regalato un mio amico, quello. Poi ho, vabbè, questo qua è il primo Half-Life con le espansioni. Questi due Deponia sono due avventure grafiche, sì, sì, tedesche. Sono moderne anche Deponia. Moderne. Sono? Cioè, nel senso... Sì, sì, sono decisamente moderne. E queste edizioni qua erano, diciamo, esclusive di chi partecipava alla crowdfunding per quanto riguarda il doppiaggio italiano. Poi, vabbè, c'è questo grandissimo titolo Art of Darkness che io adoro. Cos'è, sempre un'avventura? Sai che non lo conosco? Ma dai, non conosci Art of, no, è impossibile. Ragazzi, non è che sono onnisciente, ci sono delle cose che magari sono magari più famose, ma io non ho sentito. Cioè, ti dico solo che dai, creatore di Flashback. Ah, ok. No, non lo conoscevo. Ok, andiamo avanti. È come il Pikmin, come facevi a non conoscere i Pikmin, incredibile. Vabbè, qua abbiamo Warcraft 2, Warcraft 3, Warcraft 2 con l'espansione, il primo Warcraft, il primo Postal... il Dragon Slayer per il mitico Fede. Fede dice che lo conosco. Mist, Exile. Oh, so che ti abbiamo perso. Aspetta, arrivo, eh. Che è successo? Un attimo. Una bellissima icona di Skype, ti sei trasformato. Ma sì, mi stanno parlando, ma sto provando, non so come spegnere. Nel frattempo è arrivato Berserk, grande. Che è successo? Niente, mi stanno chiamando, ma non so come rieccoti. Ho dovuto aspettare che finisse la chiamata. Ok, perché lo sto facendo col telefono. Sì, sì, sì. E vabbè, poi GTA, questa qua è l'edizione di GTA 1 per PC con l'espansione GTA London. E GTA 2 palita PC, che è diventato piuttosto raro. GTA 2 è l'ultimo titolo che sono riuscito a recuperare, perché è molto raro. E poi andiamo avanti, vabbè. No, poi anche tenute bene comunque. Tenute bene anche. Sì, alcuni addirittura sono in celofanati, tipo questo, tipo Rama, l'avventura grafica, questo qua è ancora in celofanato. Non le... Sostanzialmente quando l'ho recuperata l'avevo già giocata, quindi non, sì, l'ho, sì, sì, non l'ho aperto. Diablo. Poi, vabbè, Diablo, l'edizione speciale di Diablo 2. Espansione, la trilogia di Gabriel Knight, che è un'avventura grafica. Poi Empire Earth. Age of Empire. Oddworld. Questo è uno dei titoli a cui sono più affezionato. Anche questo è chiuso in celofanato ancora. E... per la Play 1 l'avevo consumato, perché è uno dei miei titoli a cui sono più affezionato e lo ritengo un piccolo gioiello. Fantasy, Legacy, vabbè, cioè... i Tomb Raider, che appunto ne parlavamo l'altro giorno. Tomb Raider. Perfect Dark, sai cos'è? Sai che non ce l'ho presente in questo momento? Zanzan. Ma tu forse lo conosci come un altro nome. Se ti dico Thief... Sì, ok. Ok. Okay. È il primo Thief, questo qua. Questo, vabbè, il secondo, e quello là il primo. Sì, 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 sì. Adesso sì. Ecco, credo di non aver mai visto le edizioni fisiche per PC di Dino Crisis. Dino Resident Evil e Dino Crisis sono piuttosto rarine. Immagino. Allora, quelli dei classici della LucasArts.
Mi manca il Monkey Island 1 e 2 per PC. Sono reni che partono lì. CD, ROM, infatti non l'ho mai trovato a prezzi ragionevoli, quindi ho sempre lasciato stare. Io l'avevo all'epoca, l'avevo per l'Amiga, ma neanche originali, mi sembra di ricordare, per cui poi non l'ho mai recuperati, certo. Quelli, perché quando li ho trovati dei prezzi che non senso. Infatti. Berserk chiede, ma Fede stasera non c'è nemmeno? Ancora festeggia? Guarda, Berserk è online, per cui ti potrei rispondere lui. Lo puoi insultare. The Dig dice che è bello, sì, è vero, è bellissimo come avventura. The Dig, sì. Tra l'altro mi sembra ci fosse anche Steven Spielberg dietro The Dig. Sì, sì, sì. A me, vabbè, a parte quelli Monkey Island 1 e 2, che vabbè qua non ci sono, però a me è piaciuto tantissimo Green Fandango, mi era piaciuto un sacco. Green Fandango, sì, è un capolavoro. A me, per esempio, questa avventura grafica qua, Thimbleweed Park, sempre sì, di sì. Ron Gilbert e Harry Winnick. Questo qua per me sono impazzito per questa avventura grafica, la ritengo per me forse la migliore di sempre, cioè addirittura senza esagerare proprio, e mi diverto a rigiocarla spesso, trovo molto bella. Cioè, l'ultimo avventura grafica lì ce l'ho anch'io, ma non l'ho mai giocata. Thimbleweed Park per me è un capolavoro assoluto, cioè è bellissimo. Per il piacere o lo stile pixel art. Sì, che me lo dici a fare? Se no, va bene. Poi vabbè, qua c'è la trilogia di Doom. Primo Doom, Doom 2, e Final Doom, i Gothic 1 e Gothic 3, manca il 2 perché il 2 è uscito in una versione cartonata diversa. E poi qua c'è Arcania, che però non era più della Piranha Bytes, questo qua, perché praticamente l'aveva rilevata la Nordic, e quindi insomma è stato sviluppato da degli indiani e non erano più i tedeschi Piranha Bytes, e c'è stato un calo di qualitativo spaventoso, tanto che infatti non ha più avuto successo, la saga non è più continuata. Ora so che di Gothic stanno facendo un remake e non vedo l'ora che esca, perché è una delle mie saghe preferite. Dato, si è presentato, è arrivato anche Lumark. Ciao Lumark. Ciao. E qua poi Baldur's Gate, vabbè, i giochi di Interplay, che sono Black Isle. I primi Fallout, adesso che è tornato di moda Fallout con la serie TV. Qua c'è Fallout 1 e Fallout 2. E Neverwinter Nights. Ok. E sono tutti comunque poi giochi che richiedono anche un certo tempo per essere giocati. Non sono. Sono impegnativi, sono per lo più impegnativi. Cioè, non troverete da me giochi, diciamo, arcade o giochi sportivi, così non praticamente non ne ho. Non ho manco un gioco di calcio io. Non mi interessa. Cioè, mi piace seguire le storie, mi piace l'avventura, un po' di azione, ecco, ma e soprattutto giochi single player. Non sono per i multiplayer, non gioco online. Sono un po', da quel punto di vista sociale, dal punto di vista dei videogiocatori sono un po' sociale. Io socializzo fuori di casa, mettiamola così. E va bene. Questa è la prima parte dei giochi PC. Ora copro un attimo qua, cambiamo qua. Facciamo la seconda parte dei giochi PC, vediamo se si vede qualcosa. Vabbè, ok. Qua ci sono un po' di, vabbè, Sacred. E poi ci sono questa avventura grafica che si chiama Chronicle Mystery, che non era male. E devo dire che a livello collezionistico sono diventate anche abbastanza rare e ricercate alcune. Non le avresti dato due soldi all'epoca quando le ho comprate. Sono giochi che abbiamo comprato a 5-6 euro, così adesso invece sono abbastanza ricercati questi qua. Poi vabbè, Darksiders, queste edizioni di Child of Light di Ubisoft.
Poi abbiamo qua Riddick, vabbè, The Two Worlds e Silent Hill. Silent Hill 2, Silent Hill 3 e qualche avventura grafica. Questa Memento Mori. Questa è un'avventura grafica molto carina. Hanno realizzato anche il secondo, però non è mai stato pubblicato in Italia, purtroppo, il secondo. Poi ci abbiamo Silent Hill 4, Silent Hill Homecoming, l'edizione di Spore. L'edizione fisica di Spore. Queste invece sono le avventure grafiche di Jules Verne. L'isola misteriosa, il segreto del Nautilus, il viaggio al centro della Terra, il viaggio al centro della Luna. E mi sembra che qua ci fosse anche via 80, viaggio del mondo in 80 giorni, infatti. Eccolo qua. Poi qua abbiamo le... qua inizia Bethesda, tutte le edizioni di Fallout. Avevi anche le big box, di queste qua. Ah no, quelle sono le 1 e le 2. Questo è New Vegas. Bravo. No, questi non sono mai usciti in formato big box. In realtà solo il terzo, mi pare, in America l'hanno uscito, è uscito anche in formato big box, versione americana. Ma sul nostro territorio no. Poi, qua abbiamo l'edizione di Skyrim con le espansioni, Oblivion a salire con le espansioni, Morrowind con le espansioni. Così vasta di giochi PC in versione fisica non si vede spesso. Io giocavo tanto con computer all'epoca degli anni 90. Forse solo Saxa Barcella così vasta, ma proprio perché lui è un amante dei giochi PC e soprattutto delle big box. Fahrenheit, Prince of Persia, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, che qua erano nel formato DVD che uscivano con la custodia No, classica Mad DVD e Soul. basta. Qua era. Dopo Nomad Soul c'era Fahrenheit. Che ce l'ho in Big Box, Nomad Soul era il primo, vabbè. Di Quantic Dream. Poi questo è un bellissimo gioco isometrico alla Dungeons and Dragons, un po' alla, per intenderci, un po' ai primi titoli di Baldur's Gate, e si chiama Pillars of Eternity, primo e secondo. E poi c'è Dungeon Siege che quando è uscito è stato abbastanza rivoluzionario per l'epoca. A parte, vabbè, il terzo, che secondo me è un gioco abbastanza insufficiente. Poi continuiamo di qua, ci abbiamo le avventure grafiche, se riesco a metterle a inquadrarle. Allora, vabbè, Runaway, la trilogia di Runaway, avventura grafica, Baldur's Gate, le versioni che sono uscite dopo un po' in HD, e poi Ghost altre in the avventure Shell. grafiche. Ma non c'entra niente col fumetto, eh. In che senso è Non c'entra diverso? niente Nel col senso che è un altro gioco o e... l'ambientazione è diversa? Oh, è Ghost in the Shell, è Ghost in the Sheet. Ma Ghost in the Sheet. Ah, ok, no, io ho letto male È un'avventura grafica. allora. Ma mi sembrava strana la scritta, però no, veramente, sembrava Shell visto il contrario. Sì, perché infatti la giovane è Proprio. girata al Sì, sì, contrario. sì, sì, sì. Poi, vabbè, Diablo, le versioni di Diablo che erano uscite dopo, il formato i big box erano uscite così. Poi qua c'era, È un secondo po' me, The la migliore Sims. saga. No, questa qua è tutto The Sims 2 con tutte le espansioni. Che secondo me è il migliore The Sims di Ci ho sempre. giocato tanto a The Sims. Io no, pochissimo in realtà. Però ho apprezzato l'idea e ho valutato che il secondo era più bello di tutti e mi sono messo a collezionarlo, ma questi qua, ti dico, li ho presi dai mercatini a 2-3 euro, cioè l'uno. Quindi ho trovato una buona offerta, l'ho recuperato, ma era la cosa bella è che è tutta così completa, diciamo, con tutti le espansioni. E poi qua ci sono la Tomb Raider, Stalker, grandissimo gioco in prima persona. Dai creatori di Metro. Poi vabbè, Fable, Knights of the Old Republic, Tomb Raider e qua Gothic 2.
Gothic 2, qua ci sono, cioè qua c'è tutta la saga di The Witcher. The Witcher del primo, secondo, le espansioni del terzo e in fondo c'è Dragon Age 1, Dragon Age 2 e la Collection Edition di Dragon Age 1, che era che c'era il box di metallo. Poi andiamo avanti. Vabbè, World of qua Doom. Beh, qualche giochino minore. insomma, È molto, Return to Castle molto carino. Wolfenstein, qualche giochino minore. No, no, vabbè, a parte Wolfenstein, che però Return to Castle Wolfenstein è quello che mi è piaciuto meno. A me mi sono piaciuti di più quelli nuovi, devo essere sincero. Invece ai tempi io ho giocato parecchio a Return to Castle Wolfenstein quando uscì, mi piacque molto. Io invece forse perché l'ho recuperato dopo. Cioè, tu devi pensare che io quel gioco lì ci ho giocato nel 2001, quando uscì. Capisci Eh sì. che era un'evoluzione pazzesca. Poi mi era piaciuta la storia, anche tutta l'ambientazione. Cioè, l'ho trovato veramente bello da quel punto di vista. Ma l'ha tenuto incollato, insomma, l'avevo finito quel gioco lì. Perché comunque poi c'erano sì, stanze segrete, aveva mantenuto molto del fascino del vecchio Wolfenstein, ma chiaramente con la grafica aggiornata degli anni 2000, che Sì. cominciava a Beh, essere carina. Wolfenstein, forse se non mi sbaglio, potrebbe essere il primo gioco di software. No. O Doom? No, no, È no, no, no. Doom? O Allora, Doom? Wolfenstein è venuto fuori prima di Doom, ok? È stato proprio il primo. Ah, John Romero, era pre-opera di John E il Romero. motore era opera di John Carmack. John Romero era il game designer, quindi lui aveva realizzato i livelli, le ambientazioni, e vabbè, era anche un programmatore, quindi comunque dava una mano anche dal punto di vista della programmazione, però fondamentalmente la mente che sta dietro al motore era quella di John Carmack. Ma prima avevamo realizzato già altri giochi. Dei giochi 2D prevalentemente. E poi vabbè, qua c'è Divine Divinity di Larian Studios, che sono i creatori di Baldur's Gate 3. Poi Cliff Jericho pure. Jericho, sì. Poi giochi PC, c'è ancora qualcosa qua, forse. Vabbè, c'è Quantum Break, Alan Wake di Remedy, poi abbiamo, vabbè, StarCraft, i Titan Quest vari, No One Lives Forever, te lo ricordi? Dov'è, scusami? No One Lives Forever. Questo qua è il 2. O da qualche parte, è un gioco in prima persona dove tu sei un agente che si deve infiltrare, sei la protagonista Sì, donna. sì, Beh, sì. avrà abbastanza. Eccolo qua, il primo. Guess of War. Gears of War, poi la tradizione di Runaway, eccetera, eccetera. Poi c'ho questa edizione qua di Ori and the Blind Forest, che è un'edizione di metallo particolare. Poi The Elder Scrolls 3 Morrowind, Ori! la versione Go. Sì, Ori Conosci? sì. Ma non sapevo che fosse uscito anche in versione fisica per PC. Sì. È la prima uscita. La prima versione uscita di Ori Pensavo fosse Xbox, ti dico la verità. questa qua. Ma no, secondo me è in versione fisica forse, sai? Non mi ricordo se. Forse in versione fisica è uscita prima su PC, può essere poi dopo su Sinceramente non te lo Xbox. so dire, io le ho prese per Switch, però da quello che mi ricordo mi pareva fosse su Xbox la prima versione fisica. Però vabbè, potrei sbagliare, quindi. Esclusiva Xbox, sì. E vabbè, no, questi quei PC abbiamo finito, Beh, sono direi. Ce parecchi, non è che sono pochi. n'è qualcuno, sì. Poi andiamo di Play 1. Allora, aspetta. Ok. Qua, ecco, io la colleziono solo Black Label di Play 1, non ho versioni platine. Normalmente chi colleziona Play colleziona solo Black Label. Solitamente sì. Poi,
ho visto pochi. Vabbè, lì, cioè... è chiaro che se uno poi magari non ha altre edizioni, prende la Platinum, però fondamentalmente cercano tutti le Black Label. Tra le edizioni più, diciamo, più rare, forse qua ci sono i due Tombi. Tenchu 2, Breath of Fire, poi la vabbè, sono i Crash Bandicoot, Fighting Force, Alone in the Dark, The New Nightmare, Alundra, The Adventure of Alundra. Dice, senti Heathcliff che dice Suikoden 2, eccolo là sotto. Suikoden e Suikoden 2. Questi sono i più rari, forse, sì. Questi sono prezzati abbastanza, hanno dei prezzi fuori mercato. Sì, ma li hai presi ai tempi o li hai recuperati dopo? No, non c'è niente che ho recuperato recentemente, per cui per fortuna li ho pagati abbastanza poco. Quindi, se alcuni titoli di questi non li comprerei mai. Aspetta che sto guardando un pochino. Cioè, Strider Pro 2. Cioè. Vabbè, dai, comunque qua qualche arcade carino c'è, platform prevalentemente. Anche il primo Jax è carino. Sì, sì. E gli altri due, Nightmare Creatures, questo gran gioco. Il gioco col tutorial impossibile, ovvero Driver. Ah, Driver è impossibile. Sì, Driver è allucinante. E questo è anche abbastanza famoso, Vagrant Story. Poi il mitico Crash Bandicoot, Crash Team Racing. E poi ne ho qualcuno anche qua, aspetta un po'. Mizza, che hai fatto proprio la... ti ho detto che mi sono, ero stanco morto. Ti credo. Perché questa libreria che io ho, praticamente poi la farò vedere in toto alla fine, contiene tutta sta roba qua, però ho dovuto levarla perché alcuni erano in terza fila, non avremmo potuto vedere tutto. Comunque qua, vabbè, ci sono un po' di titoli carini, tipo Fire Effect 1 e 2, che sono lì. Sempre Heathcliff dice Codelca, bel titolo. Bello Codelca, sì, molto. Gioco di ruolo con combattimento a turni, molto carino. Lizio che dice, beh! E... Vabbè, Silent Hill, vabbè, per Tomb Raider. Non riesco a sentirti bene. Puoi ripetere? Alexa ha detto che non riesce a sentirmi bene. Dovrei ripetere più forte. Ma non l'ho neanche io, non l'ho neanche considerato. Si sentiva sola e ti ha detto, oh, mi dai retta. Mi disturbano tutti. Micio non, ti è salito sulla collezione stasera mentre la mettevi giù. Il micio non l'ho fatto entrare stasera. Ah, povero gattone. No, perché poi mi sale su... Cioè, vedi cosa ho dovuto fare. Una composizione artistica. Sì, ti tirava giù tutto stasera. Bravo. Poi abbiamo... E poi andiamo in ordine. Boh, cosa possiamo fare? Play 2 a questo punto, andando in ordine un po' di generazione. Sì, volendo sì. O GameCube o Play 2. Allora, partiamo da qua. Anche lì qualche titolo, vedo. Ho qualche titolo per la Play 2. Con Jack. Jack 2. Esatto. Jack X. E vabbè, qua c'è Shadow of the Colossus e Ico, prima versione cartacea che era uscita. E cerco di tenere la mano il più ferma possibile, ma è veramente difficile. Gimbal. Prossima volta Gimbal. Che poi è strano, l'iPhone teoricamente c'ha lo stabilizzatore automatico, però evidentemente con Skype non lo attiva. Ma il mio magari è vecchio, mi sembra che sia il 13 o l'11, no, forse l'11 addirittura. Poi vabbè, qua ci sono altri titoli della Play 2. Ma guarda, quando aspetta, cerco di segnalarti quelli un pochino più rari magari. Vediamo un po' cosa c'è. Questo, la trilogia di Shadow Hearts, non è male come collezione. Poi ci abbiamo Blood Rain non è così scontato trovarlo, no, il primo e il secondo. E anche Manhunt 1 e 2.
Vabbè, cioè avevo preso Time Splitters, li ho recuperati da poco, sui Coden 4, sui Coden 5. Poi vabbè, Onimusha, God of War, Metal Gear. Poi di un pochino rari ci sono Shadow of Memories, Hunting Ground, Rule of Rose e vabbè, Final Fantasy, God End, questo qua l'avevo recuperato, che non è tanto. Ne abbiamo parlato anche due live fa, qualche live fa. E poi vabbè, gli XSX, Sly Raccoon, Maximo, gioco di Capcom, Resident Evil, Zone of the Enders, gioco di Konami. Poi qua ci sono i Silent Hill, Silent Hill Shattered Memories, Origins, Silent Hill 2, Silent Hill 2 la Direct Cut, e il 4, il terzo. E poi, vabbè, Clock Tower 3, Kingdom Hearts, Baldur's Gate, e via. E Sly 2 e 3, che non c'era il primo. E boh, questi sono tutti giochi per Play 2 che ho, mi sembra, direi di sì. E ok, quindi passiamo a questo punto, direi GameCube. Poi dopo sarò curioso di vedere dove di solito sono messi, perché... Lo faccio vedere alla fine quello, così dovete stare incollati fino alla fine. Poi, perché ho fatto fare un progetto dal falegname io apposta. Poi qua c'è GameCube. Abbiamo titoli, vabbè, più famosi, conosciuti, più sono abbastanza ricercati. Sì, sì, sì. Questo è Paper Mario, il portale millenario, che adesso stanno rifacendo la versione rimasterizzata per Switch. Lo consiglio perché è un gioco di ruolo Nintendo molto molto divertente, molto bello. Poi abbiamo, vabbè, questo che è abbastanza Skies raro, che è Skies of Legends, è quello su cui ti scherzavo l'altro giorno, potevamo fare gameplay, è un gioco lunghissimo. E questo è diventato molto ricercato, Chibi-Robo, era un'esclusiva Nintendo, è nata con il personaggio, è nato con il GameCube. È molto carino, è un po' un puzzle game di ambientazione un po' così, tipo alla Micro Machine, no? Dove tu sei piccolino e tutto il resto è enorme. E poi vabbè, Baten Kaitos, questo qua, che è uscito il primo e il secondo anche per Switch, Luigi's Mansion. Poi qua abbiamo le varie edizioni di Resident Evil per il GameCube, Star Fox, Metal Gear, questo qua è il remake del primo, e Zelda, il mio Zelda, forse il mio Zelda preferito, Twilight Princess. E boh, poi vabbè, ci sono i miei vari Metroid, Beautiful Joe, il gioco di Capcom, e poi vabbè, il gioco del Signore degli Anelli, che era, quando è uscito all'epoca, era divertente, niente di sbalorditivo, ma io ho veramente pochissimi giochi tratti da film, perché non mi sono mai piaciuti più di tanto. Perché io, quelli, diciamo che i giochi che gioco, poi se non mi piacciono li do via. E tengo solo quelli che mi sono piaciuti, ecco. Se no cerco di venderli. Poi c'è, vabbè, qua alcuni giochi. Questo qua era Ikaruga. Questo forse lo conosci? Vuoi mettere Ikaruga? Certo che lo conosco. Okay. Era uscito forse originariamente per... sì, per Dreamcast, e per Dreamcast credo di averlo. Credo, cioè ti dico, credo di averlo. Siamo ridotti così. Poi Dreamcast, conferma Dreamcast il buon fede. Ok, ricordavo bene. Sì, c'è il gatto che sta confondendo con... Il gatto sta miagolando per aprire, ma non li aprirò. Mi stavo confondendo con un altro, Ikaruga era Dreamcast, sì. Radiant Silver poi... anche per Saturn, ecco cosa mi stavo confondendo. Questi Pikmin sono quelli che non hai mai giocato. Pikmin dice, buon biomassa al diorama di Ikaruga. Sì, ma quello è quello che ho preso per la versione Switch. Eccoci qua, e via. Pensa che la prima volta adesso... che giocai per Ikaruga in verità è stato sull'Xbox 360. Ah sì? Ma devi scaricare il Tor però. Sì. Beh,
E dunque adesso passiamo. Oltretutto si poteva mettere in Tate Mode, era fighissimo. Okay. Qui abbiamo i Pokémon. È pieno di Pokémon. Pieno di Pokémon. Catch them all. E Super Mario Land 1, Super Mario Land 2 sono quelli che, a cui sono più affezionato. E poi io ho recuperato qualcosina, tipo questi, che sono i due Zelda. Heathcliff dice: il diorama di Karuga è stupendo per quanto piccolo e pericoloso. Sì, perché è tutto spigoloso e di metallo, quindi fa un male cane. Questi sono gli ultimi che ho recuperato, ho trovato un prezzo, diciamo, decente, e erano gli unici Zelda che mi mancavano, senza considerare i primi per NES, che i primi per NES li ho recuperati col Game Watch che è uscito qualche anno fa. E famoso Game poi niente, Watch. Famoso Game Watch, che c'è un aneddoto di noi di Games Collection che lo pagammo pochissimo quell'affare lì per un errore di 1 euro. Ah sì? Sì. Beh, mi passa tipo sui 40 euro quando è uscito, no? Cosa così, 50-40. Ecco, fai conto che noi l'abbiamo pagato tipo 14 euro. Beh, buono. Sì, sì, ma questo perché ci fu un errore di 1 euro, no? Che fece uscire il Game Watch di Zelda... E uscì online per sbaglio a 10 euro. Ok, ah. Con spedizione 14,90 euro. Una roba così. Noi ce lo siamo pubblicizzati nel nostro gruppo WhatsApp. E più o meno l'abbiamo comprato tutti. Tranne Fede. Fede non aveva comprato. Ma poi l'ho recuperato dopo. No, poi cosa è successo? Che 1 euro fece annullò l'ordine, perché chiaramente era stato un errore. Quindi noi avevamo detto: vabbè, ci abbiamo provato, pazienza, fa niente. E ci venne stornato il pagamento. Il giorno dell'uscita mi arriva il corriere e mi consegna il Game Watch di Zelda. E noi: ma no, come? È arrivato il Game Watch di Zelda, quindi avevano annullato l'ordine, ma non annullato del tutto, quindi ci avevano fatto lo storno dei soldi, ma l'ordine al magazzino era arrivato lo stesso. Poi dopo qualche giorno 1 euro ci ha chiesto di pagarlo questo Game Watch, però è stata corretta, nel senso che non ci ha chiesto il prezzo pieno, ci ha chiesto il prezzo che ci aveva fatto inizialmente, per cui noi abbiamo pagato sti 14,90 euro e ci siamo tenuti il Game Watch come giusto che sia. Esatto. Nel frattempo è arrivato il Benny che dice: arrivo per la chiusura. Ma no, in verità siamo ancora belli attivi, c'è ancora un po' da vedere, Benny. Giusto la piccola collezione di G-Contex. Golden Sun, che io spero che facciano un altro capitolo, perché Nintendo l'ha abbandonato questa saga che merita veramente tanto. Che Heathcliff dice: bellissimi. Dice: sono quelli per DS? No, che Nintendo, questo qua è Game Boy Advance. Game Boy Advance, dice Heathcliff. Esistono solo per Game Boy Advance. Mm. Ce n'è uno per Nintendo DS di Golden Sun. Che ce l'ho, da qualche parte ce l'ho. E se sentite rumore, perché sono in piedi su una scala. Che non ti vediamo cadere rovinosamente, va bene. Questo è Ghost Trick, che è uscito anche recentemente su Switch. Bellissimo gioco, consiglio. Poi vabbè, qua c'è il Castlevania. E sotto i Final Fantasy. Quindi ti mancano i Castlevania per Nintendo NES, i tre Castlevania per Nintendo NES e i due per Super Nintendo, da quello che capisco. Sì, ma no. Diciamo che a me l'unico che potrebbe interessarmi è il 4 per SNES. Come mai proprio il 4 per SNES? Perché non l'ho mai giocato, sono curioso e ne parlano tutti molto bene. Dicono che è uno dei migliori, cioè dicono che è stato rivoluzionario per l'epoca abbastanza. Posso dire sì, più o meno.
Nel senso, era bello, perché comunque era bello, beh, ma era un classico Castlevania, quindi comunque arcade al 100%. Mm-hmm. Non era... cioè, quello che ha rivoluzionato la serie di Castlevania è stato Symphony of the Night. Ok? Se vuoi vedere un po' il tipo di struttura, in effetti il Castlevania 2... per NES ha già una struttura un po' più esplorativa, però fondamentalmente la vera rivoluzione di Castlevania l'ha fatta Symphony of the Night. Vabbè, questo, questo qua è fallimentare Wii U, e che praticamente non ho qua pochissimo, perché non è una console che mi è interessata poco poco. Cioè, le uniche due cose che ci sono qua di interessanti sono le due edizioni HD di The Legend of Zelda Twilight Princess e Wind Waker, che sto ancora attendendo su Nintendo Switch, ma Nintendo non ancora, si vede che non interessa pubblicarlo. Beh, qualche gioco perché... sulla Wii U ce l'ho anch'io. E c'ho anche la Wii U comprata a una Games Week, perché erano lo stand GameStop in quel momento, ero davanti alla cassa e fecero: ah, abbiamo 20 game, 20 Wii U a 120 euro. Io ero lì in casa con un gioco, mi dà una Wii U e mi compra la Wii U. Cioè, ero lì davanti e me ne dà una, va bene, grazie, e mi portai sì, diciamo la Wii U, la cosa positiva della Wii U che è retrocompatibile con i giochi della Wii. Il Benny dice: nel posto giusto, al momento giusto, esatto. E questi titoli invece della Wii, ce ne sono alcuni che sono molto carini, tipo questo è il primo della Vanilla. Conosci gli sviluppatori VanillaWare? No. E ok, diciamo che tra va bene. Che ci sono lì, uno dei miei giochi preferiti, che mi piace tanto, anche se purtroppo non l'ho mai terminato per motivi di tempo, è Okami. Lo sapevo, ti conosco troppo bene. Okami. Ti conosco. Okami, beh, molto bello. Sì. Ma invece, anche se sono poco conosciuti, questi sono giochi diventati abbastanza rari da collezione. E Boy and His Blob era un gioco che. Cosa qua è? Bene. Ah, ok. Tra l'altro, perché era vai. Originario per Super Nintendo addirittura. Infatti, forse. Limited Run ha rifatto una versione. Bravo, esatto, sì, esatto. E anche questo qua, La Torre delle Ombre, è un bellissimo capitolo, passato inosservato. Ho preso, intanto c'è Heathcliff che mi tira le orecchie, che mi dice di scoprire i giochi di VanillaWare, perché la direzione artistica deve essere spettacolare. Sono quelli di Odin Sphere, per esempio. Ad avere il tempo lo farò, Heathcliff, lo farò. È tipo 13 Sentinels, e adesso è uscito l'ultimo che si chiama... Unicorn Overlord, ne avrei sentito parlare, forse è uscito adesso, vabbè, comunque poi dopo ce l'ho per Switch. E poi niente, vabbè, andando avanti qua c'è la trilogia di Metroid, Manhunt 2, Super Mario Galaxy 2, che purtroppo Nintendo non ha inserito nell'edizione per Switch, dove c'erano i capitoli in 3D di Super Mario, purtroppo si capisce questa cosa, avrebbe potuto. Ha messo una trilogia per Switch, che era quello di Super Mario 64, poi c'era Super Mario Galaxy il primo e Super Mario Sunshine, però non ha introdotto Super Mario Galaxy 2, rendendo di fatto un po' quell'edizione un po', cioè non completa del tutto, ecco. È un peccato, perché Super Mario Galaxy 2 secondo me è più bello anche del primo. Ed è tutto dire, perché il primo è capolavoro assoluto. E anche questo qua, Zack & Wiki, è un gioco che è diventato piuttosto ricercato per Wii. Peccato, cioè, purtroppo è brutto vederli così i giochi, perché soprattutto quelli della Wii sono veramente anonimi. Sai che sarebbe bello vederli? Attenzione. Di nuovo. Ti stanno chiamando. Aspetta un attimo. No, devo aver toccato qualcosa. Dopo, ecco, è tornato. Okay. E sarebbe bello vederli, ma sono tutti incastrati così bene che non si riescono manco a tirare fuori. Vabbè.
Andiamo avanti. Col martello, che non li tiri più fuori. Da quello scalpello, sono in realtà... Sì. Sono un tutt'uno con il mobile ormai. Vabbè, poi c'è la prima edizione di Berserk, se qualcuno la conosce. Sì, sì. So che tu sei impattito, perché io, te la faccio vedere. Io prendevo Berserk Collection, però della prima edizione c'ho il primo numero. Beh. Ah, poi qua sopra c'è ancora qualcosa, salgo, si sale, perché qua si sale su questo... Qua c'ho qualche collector di Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3. Là c'è Metroid Dread. Poi c'è per PC Risen 2, Triangle Strategy, la trilogia di Alone in the Dark per PC. Questa qua è carina, carina. Le poi prime c'è versioni. Questi di... Questo anche è molto carino. Questa è una versione di Baldur's Gate uscita in contemporanea con l'ultima espansione, che è Siege of Dragonspear, realizzata dagli stessi autori di Baldur's Gate. È un'edizione molto carina per PC, che insomma, vabbè, la collezione. Poi c'è Fallout 3 e Bayonetta 2 per Wii U. E poi, aspetta, qua. Siamo un po' in alto qua, vedete? Devo fare attenzione perché sono sulla scala. Poi, qua c'è Metroid... Samus Returns, che era un po' il remake del 2. Bravo. E Triangle Strategy. Poi vabbè, Zelda. Xenoblade Chronicles X, che è l'unico motivo oggi per acquistare praticamente un Nintendo Wii U. E poi... Vabbè, poi c'ho una... un action figure di Dragon Quest 11. E l'edizione limitata di Project Zero per Wii U, The Last Story per Wii. Tra l'altro, no, forse... c'è Heathcliff che ti dice top Last Story. Sì, sì, tanta roba Last Story. E poi là, quella lì è l'edizione di Zelda Link Awakenings per Switch, che è uscita in edizione cartonata limitata così. E là c'è Xenoblade Chronicles 1 e Xenoblade Chronicles 2. E invece quello là che si vede nell'angolino laggiù è Astral Chain. Astral Chain per Nintendo. Quella ce l'ho anche. Edizione limitata. Bellissimo Astral Chain. Quello ce l'ho anche. Capolavoro. L'edizione limitata. Ok. Devi spostarti. Ora scendiamo. Devo tenermi perché sennò cadi. E poi adesso direi che potremo passare a PlayStation 3. Vabbè, che c'è qualcosina qua. PlayStation 3, qua vabbè, c'è Kingdom Hearts, le versioni in HD che sono uscite. Non sono stato mai un gran patito della Play 3, sinceramente, l'ho giocata poco. Le due versioni di Metal Gear Rising. Quella è un'edizione, vabbè, questa qua è la copertina di metallo. Solo copertine di metallo, quindi. Sì, non c'è niente di che. E poi questo qua è il sì, sì. Gioco. Non è che a me non mi ha fatto impazzire Metal Gear Rising, però essendo un capitolo della saga, che è riconosciuto anche da Kojima, un titolo decente. Vedo anche in verità pareri. Allora, intanto nessuno che l'ha mai definito una schifezza, per carità. Però ho trovato anche gente entusiasta di quel gioco. A me non è sembrato così male, sì. Non ci ho giocato, però non mi è sembrato così male. È che quando porti quel nome uno si aspetta una cosa diversa, certo. Tra l'altro quello. Questa è una bella edizione, questa collezione limitata di primo Demon's Souls per PlayStation 3. E poi c'è, vabbè, il primo Dark Souls. Ecco, un'edizione limitata di Devil May Cry. Questa qua? Sì. Sì. Ah, quello, diciamo, quel tentativo di reboot, vero? Il tentativo di reboot, sì. Ma dice deve essere dentro tipo il pezzo della collanina. Sì, sì, vabbè, sì. Una cosa... Niente di che, non era una grande edizione. Preferisco queste qua, che sono quelli di Dark Souls.
che hanno per esempio l'artbook, e le preferisco di gran lunga. Io, avendo fatto liceo artistico, apprezzo moltissimo il lato artistico dei videogiochi, quindi mi piacciono proprio gli artbook un sacco. Poi vabbè, qua c'è Infamous e Uncharted, che sono forse i giochi che ho giocato di più su PlayStation 3, insieme a God of War, vabbè. E... è peccato che Uncharted, soprattutto diciamo la saga di Cole, sia finita così, non l'hanno più ripresa. Volevi dire Infamous? Sì, sì, Infamous, scusa, non Uncharted. Infamous, sì, è finita, beh, hanno fatto un capitolo anche per PlayStation 4, Infamous Second Son. Sì, però non è, cioè, riprendeva un altro protagonista, non c'era Cole come protagonista. Non c'era Cole, sì, hai ragione, è vero. A me sì, piaceva Cole molto era come più... personaggio Cole. È vero, sì. E vabbè, Final Fantasy 13 non ne parliamo, perché mi ha deluso tantissimo. Eccolo qua, Cole. Che poi il primo e il secondo si legavano veramente tantissimo uno all'altro, come capito. Erano proprio belli da giocare insieme. Ok, ora qua un altro pezzo del mobile. Pronti? Allora, sì, vabbè. Questo mobile. Qua. PC. Cos'è qua? PS3 no, e PS5 dire... assieme, vedo. Ma perché cos'è? Sono... No, non è PS5. Ah, scusa, sì. Due sono PS5. Hai ragione. Colpa mia. Non lo so, non vedevo bene, sennò sembrava tipo che fossero magari, sai, le stesse serie di giochi e li avevi messi lì perché erano la continuazione. Aspetta che avvicino la scala. Potrei morire, ok. Adesso se vediamo vabbè, un capitombo lo salviamo e la mettiamo, diventa un fail. Esatto. Dante Inferno, è un altro gran gioco carino, che purtroppo è finito lì. Esatto. Poi qua c'è tutta la serie di... aspetta, volevo far vedere se no... Che proprio... C'è questo riflesso fastidiosissimo. Vabbè, Ratchet & Clank. Vabbè, Zone of the Enders, GTA, Mortal Kombat. Poi c'è questa edizione di Metal Gear Solid, sì, che è diventata super rara. Sai che credo di averne due di quell'edizione lì? Questa è diventata ricercata, eh. Sì, vabbè, era una collection, c'erano poi anche dentro già, è stata una delle prime versioni ad avere dentro anche l'edizione MSX, però voglio dire, che però erano solo digitali. Sì, a me mi ha deluso perché il primo Metal Gear in realtà non era su disco, ma era da scaricare con un codice. Mm-hmm. Quindi, come sai bene, io sono un po' repellente all'online, e quindi mi ha un po' deluso come edizione, effettivamente. Ho preferito piuttosto allora questa qua che è uscita l'ultima per PS5, dove era compreso anche il primo nel disco. Poi vabbè, God of War, Red Dead Redemption, Ninja Gaiden, grandissimo gioco, difficilissimo. Non sono mai stati facili Ninja Gaiden in nessuna delle loro incarnazioni. E vai, poi Silent Hill, poi l'edizione di Shadow of the Colossus, che erano bellissimi. Poi Shadow of the Colossus l'hanno riproposto anche su PS4, cioè si è fatto tre generazioni Shadow of the Colossus praticamente. E, boh, poi qua sotto abbiamo l'edizione di Tomb Raider limitata, che è uscita per PS3, il primo di reboot, e il primo Bayonetta, l'edizione limitata di primo Bayonetta per PS3, che ricordo che era uscito inizialmente come esclusiva PlayStation Bayonetta, poi dopo è stata acquisita da Nintendo. E qua ci sono i giochi per la prima Xbox, che non è stata per me una grandissima console, tranne che per Halo e Splinter Cell. Cioè per me la prima Xbox praticamente è Halo e Splinter Cell, poi per il resto sì, è uscito tipo questa edizione di Onimusha, che era il primo Onimusha, che è uscito per PS2, questa edizione qua era un po' rivisitata con dei contenuti in più. Sulla prima Xbox c'era Outrun 2 Coast to Coast, eccolo lì, infatti il Benny lo dice. Abbiamo pensato assieme, Benny.
Ma come gioco di macchine ne ho pochi. L'unico è Forza Motorsport. Però hai anche Red Dead Revolver sull'Xbox, ho visto. Sì. Io ce l'ho sulla PS2, credo. Io anche ce l'ho, mi sembra, c'è sulla PS2 che l'avevo recuperato l'altra volta, insieme a Bully. Di tutti e due i titoli di Rockstar, ovviamente. Vabbè, sul Calibur 2, Marvel contro Capcom 2. È carino, a me piaceva molto questo, mi era piaciuto molto. Che era Heroes, una Dungeons and Dragons, un gioco di avventura in isometrica 3D. Non male. Questo è diventato particolarmente raro, Panzer Dragon, che non è l'originale, ovviamente, questo è quello uscito dopo. Però è diventato abbastanza raro. E boh, Saboteur. Poi qua c'è Saboteur, sì. Un bel titolo. Questo è di mio cognato. È di mio cognato questo. E vabbè, poi Fable, Prince of Persia, il reboot, questo qua che non era un granché, però vabbè, poi Collection fa varie. Giustamente notare che, che l'Xbox diciamo fu quasi un successore morale della Dreamcast, perché uscirono molti seguiti da Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shenmue 2, quindi molti titoli, esatto, che erano per Dreamcast uscirono poi per l'Xbox One. Dead or Alive, vabbè, sono conosciuto anche per altro, però un mio amico mi ha mandato un messaggio, mi scrive: di che cosa parlate? E collegati e guarda, scusa, non posso rispondere. Il Benny mi dice proprio questo: vaffanbio e tu sai perché. Bello. Vabbè, poi qua c'è qualche titolo per Xbox One. Ah, questo qua è Ori, il secondo, però. E Will of Wisp. E vabbè, poi c'è qualche titolo, vabbè, Borderlands, il primo è il Blade, che deve uscire adesso il secondo. Però io l'ho un po' denigrata l'Xbox, devo essere sincero, perché essendo repellente all'online, praticamente le console di Microsoft richiedono necessariamente l'account, un collegamento online prima di poter essere utilizzate. E purtroppo quindi sì. Io prediligo PlayStation al momento. Se posso, compro un gioco su PlayStation. E poi vabbè, ho preoccupato di Assassin's Creed. Vale. Halo 5, Prey, questo qua è bellissimo, questo capitolo. Questo qua mi pare che sia Arkane Studios. Eccolo lì. È un gioco molto 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 sottovalutato, secondo me. Atmosfera, sci-fi, horror, sci-fi, ambientato tutto su un'astronave. Veramente una capacità di design questi ragazzi hanno, che è incredibile. Poi vabbè, State of Decay, che deve uscire l'altro nuovo, e boh, e poi vabbè, qua possiamo chiudere, facciamo così, aspetta, chiudo, se no mi ammazzo. Scale. Ah, ecco, perché tra l'altro i giochi PC non erano finiti, perché c'ho anche questi. Altra roba, tutti PC. Questi sono tutti PC, sì. Vediamo un po' cosa c'è qua, qualcosa di carino. Beh, questo qua era Secret Files, sono carini, sono delle belle avventure. Avventure grafiche. Questo è The Movies, lo conosci? Scusami? Era un gesto The Movies, no, questo qua. No, non lo conosco. Bellissimo, questo qua era un gioco di gestione di parco per insomma di creazione per di film, come si può, tipo in Cinecittà sostanzialmente. Max Payne. Dovevi gestire gli attori, i registi,
creare le varie scene per i film. E alla fine potevi quasi creare un film da zero praticamente. Poi è uscita anche questa espansione qua, era uscita, non è mai uscita in Italia, mi pare, l'ho recuperata da fuori perché in italiano non esisteva. È un gioco che Sì, ma io secondo me. guardo i Max Payne. Ah, beh, Max Payne è tutta una storia. Soprattutto il primo e il secondo. Sì. Ma il primo, vabbè, proprio è intramontabile. Vabbè, Remedy lì ha fatto la storia. Poi qua abbiamo, vabbè, qualche avventura grafica di Sherlock Holmes. Tra parentesi è arrivato Luke Ryder 78 in diretta da Sharm El Sheikh. Questo era quello che ho preferito, il risveglio della divinità. E poi lì ci sono anche i Siberia. Conosci Siberia? Sì, però come gioco non l'ho giocato. Ho giocato ai Secret Files, quello sì. Siberia molto carino, vabbè. È Ce li diventato ho in famoso dopo. digitale, eh. Ce li ho in digitale, potrei giocarli in digitale, però anche lì il tempo, come al solito, è zero. Poi a me le avventure grafiche di quel tipo piacciono, nonostante non siano giochi immediati, però ecco. Se devo giocare un gioco dove ci devo mettere un po' di cervello, poco, perché non è che ne abbia molto, gioco le avventure grafiche tipo punta e clicca. Ma infatti è un modo per allenare il cervello anche. 13, eccolo là. Questo Nicolas Emmerich sicuramente pochi lo conoscono. È un gioco di uno sviluppatore italiano. È tratto da un romanzo fantasy italiano. Vediamo se riesco a farti vedere. Dovevo uscire il terzo capitolo, ma non l'hanno mai fatto. Vedo che hai i Grand Theft Auto anche per PC, versioni fisiche. Vabbè, Half-Life Generation. Erano questi due. E questi qua sono dei capitoli validi, secondo me. Sono delle avventure grafiche italiane. Ora non mi ricordo il nome dello sviluppatore, l'ho conosciuto a Lucca. Mi sono fatto firmare la copia. Però gli ho chiesto se mi faceva, se il terzo capitolo l'avrebbero mai fatto, ma non lo sapevano. Anche Giulia, questo qua sono dei giochi sviluppati in Italia da Artematica, da fumetto della Bonelli, come Martin Mystere, per esempio, che è uscita dall'avventura grafica, o Dylan Dog, anche che è uscita dall'avventura grafica, anche di Diabolic, hanno fatto l'avventura grafica, ne hanno fatto un po'. Queste sono avventure grafiche di Agatha Christie, Delitto sotto il sole, 10 piccoli indiani, Assassino sull'Oriente Express. E poi Black Mirror, lo conoscete Black Mirror? L'avventura grafica. No. 1, 2, 3, bellissimi, veramente notevoli. Poi abbiamo, beh, qua c'è sono i GTA, poi c'è questa edizione qua di Broken Sword, e gli Splinter Cell. Senti il micio. Vuole entrare. Ma finché lo metto a posto non lo faccio entrare, se no mi sale sulle scatole. Poi, vabbè, qua c'è qualche titolo minore. Questi qua sono i due, sono i Deponia. Sono tutte avventure grafiche queste qua. Poi, vabbè, questi qua sono famosi perché sono i Ma te sei Myst. riuscito a giocarle tutte? Myst 4 e Myst 5. No, allora io non le ho finite tutte, però provarle, le ho provate tutte, sì, certo. Anche queste sono diventate abbastanza rare, che sono Art of Murder, sono avventure grafiche. E dove la protagonista è sempre lei. Poi vabbè, c'è la serie di Dracula che continua, Limbo, grandissimo gioco. E poi c'è Blood Omen 2, Survivor 2, Legacy of Kain. The Observer, questa edizione di Observer, Fear, Painkiller. Last Horizon Braid.
Braid, questo qua adesso gli fanno un'edizione Anniversary Edition. Questo qua l'ho recuperato americano perché non esiste nel nostro territorio. Ah boh. Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, sì. E boh. Non hai su PC Alice Madness Return? Allora, il primo ce l'ho per PS3, no, sì, per PS3, e il secondo ce l'ho per PC. Ma io ce l'ho il primo per PC e il secondo per, mi pare, PS3, però li volevo tutti e due per PC. No, ma io cosa ho detto? Scusa, ho detto il primo, detto il per primo PS3. PS3 e il secondo PC. No, 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 non esiste, scusa, il primo per PC. Mi sono sbagliato, eccolo qua. Sì, quello ce l'ho anch'io su PC. Ah, ok. No, allora il primo per PC e il secondo per PS3, direi, sì. Però il primo è il primo, cioè, nel senso, il secondo non era così bello. Beh, il primo è micidiale. Poi, vabbè, qua c'ho giochi dell'Xbox 360, Alan Wake, sarà, vabbè, c'ho poi un Assassin's Creed, To Human, Blue Dragon... E... qua di carino, boh, che cioè, sono pochi giochi per Xbox che poi, diciamo, a livello collezionistico effettivamente sono diventati ricercati, ecco. C'è questo che è diventato un po' più ricercato dopo la sua uscita, ci ha messo un po' per capire che era un bel gioco, però per il resto a livello collezionistico l'Xbox non è mai stata un fiore all'occhiello. No, sui giochi europei no, sui giochi invece ci sono dei sparatutto giapponesi che sono molto belli e anche cercati sull'Xbox 360. In formato fisico? Sì, sì, assolutamente sì. Poi vabbè, qua c'ho Prototype, Oblivion, Fallout, Game of the Year, New Vegas, e Borderlands, Dishonored, sempre degli autori Arkane Studios, quelli di Prey, e Army of Two, Spec Ops The Line, e poi vari Ghost Recon, e questa edizione qua, questa edizione qua di Bully, che era uscita dopo la versione per Play 2, l'ha fatta anche per Xbox e aggiungeva qualche un po' di grafica migliore, un po' di contenuto in più, ma un gioco molto instabile. E poi vari Tom Clancy, eccetera eccetera. Poi lì ci sono i Gears of War, che sono usciti, erano usciti così. Il primo aveva questa edizione speciale di metallo. Infatti c'è Fede che dice la 360 è la console degli shooter giappo e i Bullet Hell Jap su 360 sono dei gioconi, e ti posso confermare, però sono edizioni giapponesi. Ma io, essendomi fermati a palle, sì. No, infatti, al discorso che dicevamo prima, no, che è un po' snobbata la 360 dal punto di vista del collezionismo, in verità, che ci sono, c'è chi non la disdegna proprio perché adora questo tipo di giochi. Quindi, insomma, non è proprio così disdegnata, ecco. Ok, ma perché comunque per giocare giochi giappa bisognerebbe avere una console giappa? No, puoi giocarci, devi avere un account giapponese, però quello lo puoi fare tranquillamente. Però con la console PAL funzionano i giochi giapponesi? Sì, ma anche con la Play 4 o altro, no? Tu puoi giocare col gioco giapponese, però... Quindi è ovviamente region free. Devi avere l'account, devi fare un account, ma per fare l'account devi fare una registrazione con un indirizzo giapponese, via dicendo, almeno più o meno era così. Però ti devi collegare online. Ti devi collegare online, certo. Vedi, ecco già io per oppure esempio... per, solo per alcuni contenuti, molti invece funzionano tranquillamente. C'è il Benny, dice solo alcuni erano region lock, ad esempio lo era Raiden 4 era region lock. Questa è la trilogia di Mass Effect.
poi lì Splinter Cell, la Forza Motorsport, che è l'unica saga di automobilistica che ho seguito praticamente. E boh, dobbiamo un po' muoverci, Luigi, che tempo sta volando. Sì, quindi vedo che sugli Switch ne hai parecchi. Aspetta, andiamo a vedere un attimo cosa c'è lassù. Allora, qua c'è qualche edizione così limitata da collezione, tipo Spider-Man e Metal Gear Solid 4, BioShock, Far Cry 3. Questa qua non è male, questa qua è carina, è l'edizione limitata di Dragon Quest 11 per PS4. E là dietro c'è Odin Sphere di Vanilla, che tu non conosci. Quello dovrei avercelo anch'io. Ah, ce l'hai. Allora lo riconosci, Vanilla. Ok, poi qua abbiamo delle altre cosine, tipo l'edizione di Castlevania, là dietro quella là rossa è Wolfenstein. Poi qua l'edizione di Ori, Fallout New Vegas, Borderlands, Halo Reach, Halo 4, The Witcher. Quella lì è The Witcher, il primo The Witcher, edizione limitata del primo The Witcher per PC. Che anche è diventato abbastanza ricercato dopo che il brand è diventato famoso. Poi vediamo di muoverci. Vabbè, perché poi c'è, diciamo, PS4, qua c'erano queste edizioni cartonate carine di No Man's Sky. Quelle non me le ricordavo. Quali? Tipo il cartonato di No Man's Sky, di Uncharted. Ah, beh, sì, erano uscite, sono durate poco perché andavano via come il pane, queste qua. Si apre tipo libro. Sì. Ah, questa qua, fai conto che era uscita appena uscito il gioco, era uscita questa edizione qua, solo che il gioco era stato super criticato all'inizio, come ben ricordi. Sì. E quindi in realtà all'inizio non era molto ricercata, poi è stata ricercata dopo, quando il gioco è stato ottimizzato. Certo, quando l'hanno, diciamo, finito. Esatto, quando hanno praticamente ci hanno dato quello che avevano promesso. Poi Ni No Kuni 2, Dark Souls, Life is Strange, poi c'è la saga di Yakuza. Poi qua per far Mighty Number One, giocone. Questo? Insomma. Fa cagare. Molto. Perché ci speravano in tanti. Sì, ma perché sembrava chissà cosa. Ah, creatore di Mega Man, ci speravamo tutti. Ma io ho partecipato al crowdfunding. Ah, pure? Sì. In verità lì c'è un bel giochino che l'hai passato, che è Cinemora, che è quello già più nei miei canoni, quindi ho sparato tutto. Questo qua. Sì, poi c'è Valfaris, che anche quello è caruccio. Bravo. E anche Slane, che è quello prima. Sì. Back from Hell, mi pare, come sottotitolo. Bravissimo. Però Valfaris è carino. Questo è un altro titolo della Vanilla. Dragon Chrome. Non lo conosci questo? Sì, ma non sapevo che era della Vanilla. Ah, ok. Infatti ce l'ho. E giochi particolari qua di Sword of Mine, molto carino. E vabbè, Detroit Become Human. A me, io questi qua di della Quantic Dream ce l'ho tutti perché li adoro. Sembra di essere in un film. Vabbè, Dead Cell. Esatto. Questo è un capolavoro. Questo qua. Secondo questo qua è uno del creatore di ma questa era di sì, questa qua cos'è? Era come si chiama? Strict Limited, mi pare che lo vendeva. Il creatore di Alone in the Dark. Mi pare che lo vendeva Strict Limited. Possibile?
o mi sbaglio? Secondo me no. No, no. Infatti, italiano. No, no, era nei negozi, tranquillamente. Bellissimo, questo gioco bellissimo, veramente. Too Dark. Perché è un po' un pixel art, come piace a me. E qua ci sono... Aspetta che sposto un attimo la scala. Qui c'è qualcosa di carino, c'è. Perché c'è qualche titolo raro, tipo... questo qua è il primo gioco della Limited Run che ho acquistato, che è il primo Abe, il remake del primo Abe, che era in formato fisico, è uscito solo in questa versione qua, e anche questo è piuttosto raro. Shadow Complex, che era un'esclusiva, sì. Xbox, poi da dopo questo era Limited, questo anche Limited Run, sì. Questo è Limited Run, eccolo qua. E poi altre cose carine, boh, più o meno sono giochi male conosciuti questi qua, Assassin's Creed, Greedfall, cioè di nuovo vabbè, The Last of Us, soliti, Red Dead Redemption 2 e il primo che è uscito da poco, questo qua è la, la remastered del primo Red Dead Redemption, che è uscito anche per PS4, merita tantissimo, e questo qua è il primo Dragon's Dogma. Vabbè, qua ci sono i giochi per PS5, ma faccio una carrellata veloce perché sennò non finiamo più. L'ultimo acquisto che ho fatto su PS5 è questo. The Terrace Principle. Conosci? Sì, di nome, ma non ci ho mai giocato. Un gioco molto filosofico, puzzle game. Poi, ma per PS5 più o meno c'ho quelle cose che bisogna avere, ecco, giochi più conosciuti. Questo forse un po' meno conosciuto, molto divertente, stile Resident Evil, i primi Resident Evil. Souls. Per il resto sono... Anche questo è molto carino, questo qua è Metroidvania. Non so se lo conosci. Fist, no? Fist. Molto molto carino questo qua, Metroidvania, assolutamente valido, un po' cyberpunk, dove tu interpreti questo questo coniglio con un'armatura. E poi boh, vabbè, ci sarebbe tanto da parlare, ma dobbiamo tirare avanti. Questo per esempio è il seguito di una vecchissima avventura, sì, grafica dai creatori di, beh, di cose, come si chiama, di Broken Sword. Poi poi qua ci sono ancora un po' di giochi per Play 3, per Play 4, scusa, vabbè, pieno, però andiamo avanti. Tomb Raider, Mafia, Assassin's Creed. Ah, un gioco carino è questo qua, che adesso esce, tra poco esce anche per PS5. Conosciuto poco, ma un capolavoro. Outer Wilds. No, io non lo conoscevo. Molto bello, volevo vedere, è molto bello, merita. Poi vabbè, Evil Within, It Takes Two, Call of the Sea, Dishonored, pari, Black Sad, Black Sad, L.E. Noir. Ah, scusa, sono ero troppo in alto. E poi dopo un po' ti fa male il braccio. Far Cry, anche questo è poco conosciuto. Queste qua, tra l'altro, erano edizioni tipo Limited Run. Ah, sì, ce l'ho, my friend Pedro. Anche Return Obra Dinn. Questo qua è una versione... Quando ancora Limited Run faceva le cose veramente limited. Che quello lì, il My Friend Pedro, te lo vendevano. C'era l'edizione limitata che aveva dentro la banana. Bellissimo. Anche questo è abbastanza raro, che è, diciamo, la versione
di Ninja Gaiden, la trilogia per PS4. La Master Collection. E poi vabbè, Crash Bandicoot, Persona 5, Dirt, L'ombra di Mordor, Sekiro, Project Cars, i Worms da giocare con gli amici. E boh, Devil May Cry 5. Poi qua vediamo se c'è qualche titolo che merita farlo vedere, ma forse è questo. Questo merita farlo vedere. Monster Ball. Monster Ball. Sì, carino. Questo mi è piaciuto molto, sì, tanto. Sì. Anche questo qua. Vabbè, c'ho anche questo. C'ho questo, che è l'altro. The Dragon Strap. E l'ultimo che era uscito era questo. Sì. E un altro gioco molto molto bello che mi è piaciuto, vabbè, oh no, poi c'è vabbè, questo Metroidvania Iconoclast, bello Iconoclast, questo bellissimo Tales of Iron, e ora stanno, deve uscire il secondo, tra l'altro era in mega offerta su Steam qualche giorno fa, tipo costava 1,50 euro o 2 euro qualcosa, bello quello, molto bello, merita. Ok, poi niente, vai, passiamo qua alla versione su per lì per la Switch, ma cerco di farvi vedere cose che potrebbero essere un pochino più interessanti. Allora, vediamo un po'. Questo per esempio non è male, The Last Door. Un'avventura grafica. Sì, The Last Door. No, non la conosco. È un'avventura grafica in pixel art, molto carino. Poi vabbè, questa anche poco conosciuto, un gioco simpatico, un po' la parodia di Metal Gear. Ah sì, Unmetal, bello Unmetal. Unmetal non è male. No, non è male, bello. Unmetal è bello. Beh sì, beh. Poi l'ultimo uscito di Vanilla è questo qua che ti dicevo, Unicorn Overlord. E anche da loro hanno fatto anche questo che è 13 Sentinels. Che sono giochi molto impegnativi, ma dallo stile unico. Fede dice, non vedo giochi di treni. No, non ci saranno, mi spiace. io avevo preso con Limited Run, questi di Gris, che ancora non ho prima che uscito qua. Bellissimo. Carrion, lo conosco. E poi di raro c'è anche questo. Salt and Sanctuary. Sì. Io ce l'ho su PS4. Bello, bello, bello. Però ce l'hai digitale. No, no, no. Formato fisico? Ah, sì, per Limited Run forse sì. L'aveva fatto. O Limited Run o... Non mi ricordo se... Non Strictly Limited. Orca miseria, c'è un altro vendor americano che... Ultra rare. 8-bit? No. No, te lo dico subito, guarda. Due secondi. Allora, anche questa edizione qua di Celeste era un'edizione di Limited Run. Io ce l'ho per PC Celeste. Una versione limited con la scatola, molto bella, tra l'altro. Bella, sì, l'ho vista, la conosco, molto bella. Sì, no, Salt and Sanctuary, e ho preso anche Fury per... Collector Edition, eccole qua, sì. Praticamente vendevano Salt and Sanctuary Collector's Edition PS4 per 2. Se ne comprai due, poi una mi pare la diedi a Papa, forse l'ho venduta, non mi ricordo più. Però è la versione Collector di Salt and Sanctuary. E Blasphemous pure, ho la versione, la Collector del primo. Bellissimo, bellissimo. E il secondo invece non l'ho ancora preso. Prenderò più avanti. Vedo un attimo. Sono due Metroidvania incredibili. Lo so, Blasphemous, partecipai al crowdfunding. Ah. Quindi c'ho la versione digitale. Poi presi la versione fisica da Strictly.
e Axiom Verge. Da Strictly o da Limited? Forse da Limited l'hanno fatta. E Axiom Verge, anche quello ce l'ho in versione fisica. Versione inglese probabilmente, questo l'ha fatto, esatto, il Limited Run. Il Limited Run per il numero 2. Poi cose interessanti, vabbè, c'è Octopath Traveler, Pikmin. Ah, una cosa carina che avevo era Grim Fandango per la Switch, eccolo qua, questo qua. I due colleghi in Watch da Signature Edition, alcune le ho prese. Ah, ecco, ok. Signature Edition, presi Dead Cell, per esempio, Black Faris, l'ho preso da Signature. Spirit of the North, e insomma un po' di roba le ho prese lì. Bella. Da IM 8-bit ho solo preso la Collector di Ori. Ah, ok. E da Nicalis ho preso Ikaruga. Poi insomma ce n'erano un po' di robe. Da Super Rare c'è un po' di roba anche lì. Qua gli sono giocato un po' di giochi per i 3DS. Andando avanti. E boh. Uno che è diventato abbastanza raro per 3DS. È Yo-Kai Watch 3, questa edizione pallida che non si trova tanto. Tra l'altro, sulle edizioni ultra rare, adesso mi dovrebbe arrivare a giorni la versione di Monkey Island, quella l'Anthology Upgrade Kit. Perché, ah, bella! Sì, perché io ho già l'Anthology e poi. Incredibile, io non ho ordini, non ho più ordini che aspetto da Limited Run. È arrivato tutto. No, io ho sempre ho fatto solo un ordine da Limited Run, penso, e poi gli altri l'ho recuperato dopo su eBay, magari a prezzo un po' maggiorato, però. No, beh, ma io ultimamente non sto prendendo più niente. Fai conto che questo qua, quest'ordine qui, è ormai è quasi un anno e mezzo che l'avevo fatto, perché stiamo parlando di febbraio 2023. Insomma, sono. Però fortunatamente mi è arrivato tutto. Anche Doc per Xbox 360. Alcuni sono giochi che magari c'ho anche per PS4. Però vabbè, più o meno sono abbastanza conosciuti. Quindi di roba troppo rara, sì, sì. O strana. Però devo dire una cosa, che la Limited Run, tutte le varie cose che mi hanno. Cioè, che mi hanno spedito. Se c'è stato qualche problema, me le hanno rimandate. Ah. Okay. Vabbè, io l'ultima esperienza che ho avuto con Limited Run era quella per di Monkey Island. Che come sai, non mi era arrivato Return to Monkey Island. Sì. Va bene. Boh, direi che sono. Ah, là c'è ancora qualcosa del. Vabbè, questi qua sono i giochi per Dreamcast. Sì, che di PAL non c'era tantissimo, però voglio dire. No. Da segnalare. Che non è facile trovare per Dreamcast. No, questi qua non sono originali. Ah, ok. Sì. Sono della Dreamcast, quelli, l'appassionato italiano, si chiama. Vabbè, due Shenmue. Shenmue tradotto in italiano, questi qua. E ha fatto anche questa Scum Collection, dove ci puoi giocare col mouse sul Dreamcast, dove ci sono le avventure grafiche della Lucas. Ha fatto questa edizione qua, la prima e la seconda anche. Mitico Donatello Castoglio. Mitico Zack McCracken. Andrà in carcere Donatello Castoglio. E poi, vabbè, da segnalare questa avventura.
velocissima. Silver, la conosci? No. Bella, bella, eh. Un gioco di ruolo tipo un po' alla The Legend of Dragoon per PS1. E poi questa è la copertina di Nightmare Creatures 2, che è bellissima questa copertina. Ciao Fede, buonanotte, che ha resistito fino adesso, ma tanto adesso va vecchio. Bravo, grazie. Chiudiamo anche buono, noi. Tanto abbiamo finito. Chiudiamo anche noi, dai. Ti faccio vedere il mobile allora. Guarda, giusto, facciamo una carrellata sul mobile. Questa è la libreria, che praticamente l'ho fatta... Vabbè, allacciano le due edizioni di Zelda, cioè le collector. E sta tutto lì dentro, Zelda, normalmente? Sta tutto qua, tutta sta roba, guardate, tutta sta roba qua. Cioè, ho lavorato per voi stasera, ragazzi. Dovrai rimettere la posta. Adesso a me mi aspetta un'ora di lavoro. Come minimo. Qua. Poi perché poi tutte quelle big box praticamente stanno tutte là sopra, capito? Tutte là sopra, in cima. E poi dentro lì si ha... No, cioè, al massimo mi salva il gatto. Niente, questo è quanto. Ti aiuta Bio. Fede dice, passo a prendere qualcosina. Ora mi aspetta un po' di lavoro. Aiuta Paperinic, guarda. Che roba. Va bene, dai. Siamo tornati. Senti, io volevo giusto far vedere, visto che abbiamo un attimino ancora, due secondi. Ho trovato questi ultimi due, di cui uno non posso non farlo vedere perché ti farà ridere anche a te. Cioè, era proprio perché c'eri anche tu. E vediamo un po', tac. Ho trovato due annunci di speculatori, ma giusto due, nulla di più. Allora, il primo è questo Commodore 64 a 100 euro, che per carità 100 non è un prezzo esosissimo, ma era bellissima la descrizione: vengo per veri appassionati. Vengo dove? Appassionati. Comodo è stata qua. Nel senso che te lo porta, non lo lui, so io lo cosa lui intende dire, ma non lo voglio sapere. Da veri fornisco anche giochi e lettore cassette per veri appassionati, da provare, da vedere e provare per testare il funzionamento. Purtroppo non trovo più i cavi di alimentazione per PC. Quindi insomma, voglio dire, come dice Berserk, vietate i minori 18. Esatto. E poi però il secondo ho fatto morire perché era... Vabbè, al di là che il prezzo è un po' troppo alto, però, tac, cioè, Atari 2006 boxato, 350 euro, il prezzo è esoso, assolutamente esoso, però è bellissimo. Gatto. Dice, console Atari 2006, Vader, 83, box completo in ottime condizioni, sembra effettivamente in ottime condizioni, Miss Pac-Man, Space Invader, certificati di garanzia, manuale di istruzioni, catalogo completo, giochi 2006, alimentatore cavo RF, due joystick originali, tutto ciò che vedete nelle foto tranne il gatto. Per quello possiamo trattare. No, ma povero mio. Sì, è chiaro che è ironico, però mi fa ridere che c'è il gatto nella foto. Gli puoi rispondere, chiedi se ti vende il gatto, no, a parte. Vendi solo il gatto. Salve, vorrei solo il gatto. Solo perché è simpatico. Una spedizione. Sì. Di una scatola, poi due buchi e via. Infatti. Cos'è che dice? Ma nessuno batte quel Mega Drive con il logo giochi preziosi sbiadito 800 euro. Sì, quello era notevole, Berserk. Quello era veramente notevole. No, beh, c'era anche il Commodore 64 a 1600 euro da parte del venditore che si chiamava Il Benefattore. Quello rimane il troll per antonomasia. Va bene, dai, senti, torniamo noi e facciamo i saluti a tutti quanti. Tanti saluti, andiamo, ragazzi. Un attimo. Alla fine. Stavolta abbiamo veramente finito, va. Sentite, ragazzi, allora, settimana prossima non so cosa faremo, nel senso ci saremo, ma non ho ancora idea di quello che combineremo. Vediamo anche il Fede se si riprende.
Bio, ci sei il 25 a Cassano? No, non ci sono il 25 a Cassano, perché 25-26 c'ho un po' di impegni, per cui mi spiace, impegni familiari, per cui no, non ci sarò a Cassano. E noi ci vediamo settimana. Maglietta auto personalizzata. La sei fatta tu questa, però. Certo, sì, perché non c'era niente di... Mia moglie mi ha regalato questa maglietta assolutamente anonima. E allora sai cosa mi ha detto? Mi ha detto: te, mi ha dato un pennarello, ci fa, fallo tu, rendila tu non anonima. E io ho disegnato il fungo di Super Mario. Un bel funghetto. E l'ho detto non anonima. Capito? No, va bene, comunque ci vediamo lunedì prossimo. Per cui noi, Luigi, in futuro ci vedremo ancora, magari, se riusciamo a fare sti cavoli di gameplay. Se riusciamo a organizzarci. Sì, prima o poi sì. È diventata una personale ormai. Una questione personale. Va bene, ragazzi, sentite, buonanotte. Siamo stati in pochi ma buoni, per cui sono contento che siete arrivati, che avete resistito fino a qua. Grazie Lumark, grazie Benny, grazie Berserk. Ci vediamo settimana prossima. Vediamo un po' se il Fede stavolta riuscirà, non ci uscirà distrutto dalla giornata di lavoro come è successo oggi, poverino. Per cui vedremo un po' di fare una puntata più come al solito, non sappiamo se abbiamo ospite o altro, oppure se faremo uno speciale, ma nel caso vi avviseremo per tempo. Comunque ti posso segnalare una cosa? Ho visto che siamo un po' indietro con le pubblicazioni su YouTube. Eh sì, purtroppo sì, ma lì è colpa mia, perché devo elaborare una puntata dove appariva la figlia di Fede, per sbaglio c'era un numero di telefono durante gli annunci. Ecco. E devo pubblicare prima quella, prima di pubblicare le altre, perché altrimenti mi sballa l'ordine. Quindi è tutta colpa della figlia di Fede. È tutta colpa della figlia di Fede, che è comparsa all'improvviso. E quindi per questioni di privacy sui minori devo pixelarla in qualche maniera. Vabbè. Tutto qua. Va bene, ragazzi, dai. Buonanotte, ci vediamo settimana prossima. Ciao, ciao, ciao.